Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo focus del lunedì sera. Siete in tantissimi a seguirci in questa obbligata e inedita modalità dello streaming. Grazie di cuore a ciascuno di voi, grazie all'Eco di Bergamo che rende possibile la registrazione e la trasmissione di questa puntata sui canali social. Se avete perso qualche puntata, se avete perso qualche appuntamento delle edizioni 2020 di Molte Fedi, vedete che in sovraimpressione c'è il sito di Molte Fedi, www.moltefedi.it. Accedendo al sito voi potete guardare tutti gli appuntamenti, tutte le serate, gli incontri che finora abbiamo realizzato. Noi siamo felici, davvero molto felici e onorati di avere con noi stasera Ferruccio De Bortoli. Ben arrivato, direttore. Grazie, grazie Grazie. Rocchetti, buonasera, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Io davvero la ringrazio di cuore anche perché il direttore De Bortoli ha accettato immediatamente il nostro invito. Ferruccio De Bortoli, 40 anni di giornalismo italiano nelle principali testate. È stato per due volte direttore del Corriere della Sera e direttore anche del Sole 24 Ore. Ha guidato l'informazione con chiarezza, in modo pacato, sempre dentro i principali problemi del nostro paese. Peraltro, terminato l'impegno della direzione, continua in altri ruoli a coltivare un senso alto dell'informazione e della partecipazione civile. È presidente della casa editrice Longanesi e presidente onorario della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Avete visto, stanno scorrendo le immagini, perché Ferruccio De Bortoli è stato ospite due volte a Molte Fedi. La prima, ecco, lo vediamo qui, con Don Giovanni Nicolini in Santa Maria Maggiore, una magnifica serata, e la seconda volta, lo scorso anno, ecco, vedete qui, siamo nella chiesa di San Bartolomeo, vedete dietro la pala del Lotto, e a coordinare fu Don Alberto Carrara, Ferruccio De Bortoli, che dialogò quella sera con Luciano Manicardi, l'attuale priore di Bose. Quindi iniziamo subito il dialogo. Con me stasera c'è Giorgio Perego, un volontario di Molte Fedi che ringrazio per aver accettato di partecipare con me a questa serata. Iniziamo subito con un tema d'attualità, direttore. E vorrei partire dalla conferenza stampa di ieri sera alle 21:30. Il Premier Conti ha annunciato le nuove disposizioni. La prima domanda che gli è stata posta è stata di un giornalista del Post International a proposito del MES. E Conte è parso, anche se oggi ha frenato un po', sbarrare la strada al MES, dicendo che in fondo è un prestito che non può finanziare spese aggiuntive né può coprire spese già fatte e va a incrementare il debito pubblico. Quindi se prendiamo questi soldi, ha detto in soldoni, dovrò intervenire con tasse e tagli perché devo mantenere il debito sotto controllo. Ecco, la prima domanda che le facciamo è: ritiene adeguata, pertinente la risposta del presidente Conte? Assolutamente no, è una risposta sbagliata tecnicamente e anche improvvida, se vogliamo dirla tutto. Beh, insomma, è la prima volta che si dice che l'aumento del debito comporterà un aumento della tassazione. E lo si dice per i 37 miliardi che sarebbero messi a disposizione dal fondo salva stati nella nuova versione per gli interventi che riguardano la sanità. Ebbene, a fine anno noi faremo circa 200 miliardi in più di debito pubblico. Allora, per questi 200 miliardi, cosa facciamo? Aumenteremo le tasse oppure no? Io mi auguro di no, ovviamente. E allora, perché soltanto per i 37 miliardi del MES, che peraltro sono un prestito, certamente, che aumenta il debito pubblico, ma ha un costo largamente inferiore alla media del finanziamento dell'altro debito, quello che è stato fatto Certo. fino ora. Allora, ieri il Premier Conte ha detto: "Bah, insomma, risparmiamo soltanto 200 milioni di euro." Oggi il ministro dell'economia Gualtieri ha detto: "No, il risparmio sarebbe di 300 milioni l'anno."
Insomma, ma 300 milioni l'anno sono Certo. 600 miliardi del vecchio conio. Allora, o qui siamo diventati Certo. tutti così ricchi che possiamo indebitarci senza limiti, ma allora se possiamo indebitarci senza limiti perché pagare le tasse, oppure io, insomma, francamente, qualche riflessione la farei su un risparmio di questo tipo. Il Premier Conte dice, ma c'è lo stigma, Esatto. cioè gli altri paesi non lo richiedono, lo richiediamo solo noi. Beh, io non credo che gli altri paesi, quando dovessimo noi aderire a questo prestito del Fondo Salvastati, ci giudicherebbero in maniera diversa, tenendo conto che guardano il livello del nostro Certo. indebitamento, no? Chiara. Ma quello che dice Conte, lo stigma lo crea, perché se Dio non voglia che fra qualche settimana, magari di fronte all'emergenza del coronavirus, e speriamo che i contagi non crescano al tasso che abbiamo visto in questi giorni, dovessimo essere costretti a fare questo tipo di scelta, ed è chiaro che a questo punto apparirebbe come una dimostrazione di impotenza, se non di ultima spiaggia, e allora sì che lo stigma ce lo tiriamo addosso noi. Allora, la verità si dovrebbe dire fino in fondo. È una coalizione di governo alla quale i 5 Stelle, per ragioni loro, non vogliono questo prestito. E forse avrebbe dovuto dire a tutti, beh, se non ci fosse nella coalizione di governo i 5 Stelle, l'avremmo chiesto, così come Certo. abbiamo chiesto il cosiddetto SURE o SURE, cioè Certo. un prestito che rende possibile il finanziamento della cassa integrazione e le politiche attive del lavoro. Ma io aggiungo un'ultima cosa alla sua domanda. Siccome il prestito del MES era un prestito di soldi disponibili già in primavera, mentre i primi soldi eventuali del cosiddetto recovery fund, che non si chiama recovery fund, ma chiamiamolo pure così, si chiama Prossime Generazioni EU, beh, insomma, avremmo, ed è condizionato all'investimento nella sanità, beh, insomma, se l'avessimo chiesto a maggio o ad aprile, beh, insomma, l'Europa ci avrebbe seguito nell'investimento in medicina Certo. territoriale, sistema di tracciamento e tutto il resto, e forse oggi ci troveremo in una condizione un po' Diverso. diversa da quella attuale. D'accordo, d'accordissimo. Sempre a riguardo del discorso di ieri sera, dal Premier Conte è emersa la filosofia secondo cui vorrebbe coinvolgere le istituzioni a ogni livello, collaborare, collaborare, collaborare. Cosa ne pensa della strategia del governo di chiamare in causa le istituzioni locali riguardo alcune scelte? Ma io penso che sia una strategia corretta, purché sia chiara e responsabile, cioè il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali e anche, se volete, della stessa opposizione, perché di fronte ad una tragedia nazionale come questa, e sperando che non diventi ancora più profonda nelle prossime settimane, insomma è giusto che ci sia un livello di concordia nazionale, perché contro il virus siamo tutti alleati, non c'è qualcuno che è alleato col virus. Questo dobbiamo dircelo, no? Ovviamente. E allora, però, non ci deve essere uno scaricabarile. Mentre ieri sera è apparso, almeno nelle prime battute della conferenza stampa di Conte, che non è stata una delle migliori, Direi di no. anche sul versante della stessa stampa, proviamo a dircelo poi tutta. Insomma, è chiaro che insomma, se a un certo momento il tutto si traduce in uno scaricabarile, nel senso che le istituzioni locali, gli enti locali, sono chiamati a fare le scelte più impopolari, beh, questo non va bene. Tant'è vero che adesso, mentre noi siamo collegati, c'è la richiesta della Lombardia e dei sindaci lombardi di attuare da giovedì prossimo un coprifuoco, parola che Conte non voleva pronunciare ieri sera,
parola che non voleva pronunciare, perché comunque una parola che ha un Particolare. suo peso specifico, ovviamente non è tanto piacevole da dire, e beh, insomma il coprifuoco lo chiedono la Regione Lombardia e i sindaci lombardi, i sindaci che peraltro hanno chiesto l'utilizzo dei fondi del MES, che conoscono il territorio meglio del Presidente del Consiglio del Governo e che quindi saranno chiamati a sopportare il peso e la responsabilità di misure più restrittive che saranno comunque necessarie, perché quelle annunciate ieri sera sono un po' misure all'acqua di rose, perché mentre siamo stati molto rigidi in marzo, e forse anche bene che sia stato così, e bisogna dare atto al governo che ha avuto coraggio, perché nessuno in Europa o nel mondo aveva fatto una cosa simile. In Europa sicuramente, nel mondo vabbè, c'erano dei casi della Cina ovviamente e della Corea, ma molto diversi. Insomma, adesso in qualche modo sembra non avere il coraggio di prendere posizioni dure e forse di demandare la decisione ai sindaci o ai presidenti delle regioni. Chiaro, anche se mi pare che sul tavolo c'è sempre, per un verso, la tutela della salute e dall'altro la necessità di tenere, che dire, sotto controllo una situazione economica che si teme possa sfuggire di mano. E quindi mi pare che a volte la politica in questo tempo occhieggi una volta da una parte, una volta dall'altra, ma manchi di un respiro lungo. Ah, guarda, è comprensibile, parliamoci chiaro, insomma, cioè, chiunque di noi si fosse trovato al loro posto avrebbe avuto grandi dubbi, avrebbe faticato a conciliare la salute e il lavoro, perché è chiaro che viene prima la salute, ma se il perseguimento della salute uccide i posti di lavoro e quindi la dignità delle persone, beh, è una difesa che ha i suoi limiti, perché poi la persona si ammala di altro, si ammala di solitudine, di disperazione. Ecco, allora la politica deve naturalmente, e questa diciamo è la grandezza e la responsabilità della politica, parliamoci chiaro, deve sentire gli scienziati. Certo che se governassero gli scienziati staremmo tutti a casa, non faremmo niente, ma insomma, tra l'altro, dobbiamo dirci una cosa con molta sincerità. Un altro lockdown, secondo me, non ce lo possiamo permettere. Il lockdown è una misura certamente efficace dal punto di vista del freno dei contagi, come si è visto in primavera. E noi, come italiani, ci siamo comportati bene, siamo stati disciplinati, abbiamo un capitale sociale straordinario. Ma certo che il lockdown alcuni se lo possono permettere e altri non se lo possono permettere. Alcuni si possono permettere lo smart working e altri il lavoro non se lo portano a casa. Alcune famiglie possono permettersi la didattica a distanza e altre non hanno la connessione e i bambini diventano poveri e le famiglie ancora più disperate. Allora bisogna in qualche modo cercare di conciliare queste due esigenze. Alcuni paesi, prendiamo l'esempio della Svezia, hanno detto: guardate, poi la Svezia, ovviamente il distanziamento lì sociale è anche molto più forte perché c'è minore contatto fra le generazioni. Sono società diverse, a parte che la densità è diversa. Insomma, è chiaro che in qualche modo un equilibrio tra queste due esigenze va tenuto. Nella prima fase abbiamo giustamente privilegiato di fronte alla tragedia che avevamo la salute. Oggi è chiaro che il governo si trova, sa che un secondo lockdown non ce lo possiamo permettere perché possiamo indebitarci senza limiti. Quando poi i posti di lavoro sono persi, i posti di lavoro sono persi, non è quello che recuperi più. Non è, quindi, per esempio, se pensiamo alle categorie che sono state fortemente colpite dal primo lockdown, ma queste non resistono a un secondo lockdown, non resistono. E allora, e poi c'è un'altra considerazione, che il virus
se arriva per la seconda volta potrebbe avvenire per la terza e via andare. Quindi dovremmo imparare a convivere come peraltro impararono a convivere nelle difficoltà anche i nostri genitori e i nostri nonni. La spagnola durò 3 anni, l'asiatica è andata avanti, insomma. Noi dobbiamo essere cittadini più responsabili e lo siamo perché guardate, siamo disciplinati e dobbiamo sacrificarci, cercare in qualche modo di non limitare più di tanto l'attività lavorativa. Tra l'altro, i posti di lavoro e le scuole sono i posti più sicuri poi al fine, perché poi il contagio avviene nelle situazioni familiari o avviene. Questo è anche un altro particolare che volevo sottolineare. Quando noi ci troviamo con gli amici o con i parenti, perché lì le difese cadono. Cioè, quindi noi viviamo nell'illusione che con i parenti ci si contagi di meno, certo, e che dovremmo guardarci, certo, di più, certo, dalle persone che non conosciamo, che incontriamo in metropolitana o quando usciamo. È esattamente l'opposto. Certo. E allora forse dobbiamo imparare a convivere, è una prova di disciplina, una prova di cittadinanza, una prova di umanità, e penso che ce la faremo, perché ce l'abbiamo fatta la prima volta, ce la facciamo anche la seconda. Lei ha pubblicato nel maggio del 2019 un libro dal titolo Ci salveremo, appunti per una riscossa civica, in cui ha dipinto lucidamente un'Italia in difficoltà, ma anche e soprattutto squarci di speranza, in particolare facendo riferimento all'esercito del bene, ovvero il diffuso e capillare sistema del volontariato italiano. Oggi, in uno scenario completamente diverso, quale ruolo per i corpi intermedi? Guardi, un ruolo ancora più importante, straordinariamente efficace. Perché poi dobbiamo dircelo che durante la pandemia il volontariato si è dato molto da fare, il privato sociale è intervenuto, c'è stata una collaborazione tra pubblico e privato. Per fortuna noi abbiamo comunità, e mi riferisco alle comunità lombarde in questo momento, ma non soltanto a quelle, molto forti, molto coese, con una memoria, anche con una memoria passata di sofferenze, di privazioni, di lotte contro nemici, non soltanto i virus, quindi sono comunità estremamente resilienti, tanto per usare un aggettivo di moda. E questo capitale sociale è quello che mi induce a pensare che noi ce la faremo, perché è un capitale sociale molto diffuso, molto ricco, laico, cattolico. Non ci sono queste grandi differenze tra nord e sud, lo troviamo anche in aree più povere del paese. La dimostrazione che quando si ha meno si è più generosi con gli altri. E questo un po' nella storia anche della nostra società. E allora se io guardo questo capitale sociale che è fatto di relazioni, che è fatto di vicinanze, e lo dico oggi che dobbiamo restare distanti gli uni dagli altri, ebbene sono ottimista. Io, come diceva lei Rocchetti all'inizio, sono presidente di una fondazione Vidas che è attualmente impegnata anche nell'assistenza dei malati terminali, anche dei malati terminali che hanno il Covid purtroppo, e abbiamo tante difficoltà, però io ho visto una generosità lombarda, ma non soltanto lombarda, straordinaria. Questo è un paese generoso, è un paese che non lascia indietro nessuno, che non lascia indietro nessuno. Certo, è un paese che ha tutti i miasmi nei social che vedete, che si è incattivito, che si è involgarito, tutto quello che volete. Ma sotto la superficie di questa rappresentazione anche mediatica, purtroppo, ci sono delle buone relazioni. E allora il futuro, anche il futuro dell'economia e della società, sarà non più nella dialettica e nello scontro tra Stato e mercato, ma sarà nella compartecipazione, nella collaborazione tra Stato, mercato e comunità. E la comunità sarà più importante, anche perché dobbiamo dirci le cose fino in fondo. Lo Stato non può fare tutto. Certo. Ed non è giusto, certo, che faccia tutto. Non possiamo pensare che lo Stato, certo, sussidi, integri, protegga, certo, faccia l'imprenditore di ultima istanza, ti porti a casa al lavoro, insomma, no, certo,
ci vuole un privato sociale che è fatto di consapevolezza, sacrificio, generosità e anche merito. Chiaro. E valutazione del merito. Il nostro è un paese che ha anche, e per fortuna, figure straordinarie. Una di queste è Liliana Segre. L'ho chiamata al telefono qualche giorno fa. In realtà l'ho chiamata la sera del 12 ottobre, due anni esatti dopo il suo incontro magnifico a Montefedi. Queste sono le foto di quella sera, c'erano migliaia di persone e tantissimi ragazzi. Ecco, guardi, questa una basilica strapiena di ragazzi, ed è stata una serata di cui lei ha tenuto un ricordo vivissimo. Mi ha detto: io giro, ho girato in tutta Italia, ho fatto tantissimi incontri, ma quella sera io me la porto dentro. Saluti i bergamaschi, è stata una telefonata molto affettuosa. Cito Liliana. Tra l'altro in una chiesa. In una chiesa, ecco, bravissimo, direttore. Che infatti le avevo detto, ma le vadi? No, la testimonianza. Ecco, io cito Liliana perché Liliana Segre ha tenuto nei giorni scorsi la sua ultima testimonianza pubblica, tenuta alla Rondine, Cittadella della Pace, ad Arezzo, un luogo vocato appunto a costruire ponti. E a presiedere quell'ultimo incontro è stato lei, dottor De Bortoli. Allora mi viene da chiederle quanto la memoria evocata da una donna come Liliana può essere linfa per il nostro paese. Ma guardi, io penso che noi dobbiamo ringraziare e non smetteremo mai di ringraziare Liliana per il suo coraggio e per la sua testimonianza di civiltà. Quella di Arezzo, Rondine per la verità, è stata l'ultima testimonianza pubblica. Io mi vorrei convincere che non è stata l'ultima testimonianza pubblica, ma ce ne saranno delle altre, perché le voci dei testimoni sono sempre più flebili e noi non abbiamo quasi più memorie dirette di quello che è accaduto 75 anni fa, dell'orrore del totalitarismo, di come i pregiudizi portino all'indifferenza, portino alla crescita di istinti totalitari, che purtroppo sono molto ma molto presenti anche nel dibattito odierno. Se si perde la memoria, ritorna in maniera molto insidiosa la tentazione di aggrapparsi all'uomo forte, di far venir meno i principi di una democrazia che per sua natura è legata a delle procedure, per cui qualche volta è lenta, per cui non dà delle risposte. E dovremmo anche interrogarci del perché nell'opinione pubblica internazionale e soprattutto delle democrazie rappresentative hanno così tanto seguito i Putin, certo, i Xi Jinping, le persone che non hanno una gestione democratica del potere, ma una gestione autoritaria, e magari forse i dissidenti li fanno sparire, chiaro, no? Forse li fanno sparire con sistemi più sofisticati. Allora, noi non abbiamo il ricordo di quell'orrore, e se un paese dimentica, beh, quelle vittime innocenti muoiono un'altra volta. Perché si confondono le vittime con i carnefici. E guardate che nel dibattito sulla rete che vedete, è un dibattito che ha nostalgia per forme autoritarie, che ritornano purtroppo anche nella civile Germania, oppure come accade negli Stati Uniti, che è la principale democrazia mondiale, dove ci sono addirittura delle teorie incredibili, no? C'è di nuovo una narrativa contro i poteri forti, contro la finanza ebraica, contro tutta una serie di bersagli che c'erano anche negli anni 30. Le parole del nazionalismo e dell'estremismo sono le stesse degli anni 30. I metodi di diffusione sono diversi e più sofisticati, più veloci,
di quelli degli anni 30. Questo dovrebbe in qualche modo inquietarci. E allora la memoria è il vaccino attraverso il quale c'è un passaggio ideale di testimone, come è avvenuto tra Liliana Segre a Rondine con i giovani che erano presenti, perché quello è stato il passaggio di testimone, è il passaggio di testimone di una memoria attiva, non retorica, non vissuta come una sorta di orpello, di una ricorrenza comunque annuale della quale non si può fare a meno. E allora la civiltà e la democrazia di un paese si misura sul livello di memoria che riesce a mantenere e a condividere con i propri cittadini. Venerdì scorso in Francia un professore è stato decapitato da un integralista islamico per aver mostrato in classe, durante una lezione, delle vignette satiriche. Mi viene da chiedere, ma la libertà di stampa è da difendere sempre e comunque? La libertà di espressione, la libertà di stampa sono libertà fondamentali, senza le quali non esisterebbe una democrazia. Ovviamente hanno i limiti di tutti i diritti oggettivi, ovviamente, no? Di tutti i diritti soggettivi che in qualche modo devono essere esercitati all'interno di regole, perché se non ci sono delle regole non c'è neanche la libertà e non c'è neanche la libertà d'espressione. Detto questo, è chiaro che esiste anche la libertà di insegnamento e il professor Paty faceva una lezione di storia, quindi esibiva dei documenti storici e raccontava di come l'intolleranza e l'estremismo possono portare a una compressione della libertà di espressione che diventa una sorta di colpa. L'episodio è incredibile. Non solo per come è avvenuto l'omicidio di questo povero professore, ma anche di tutto ciò che sta dietro, le delazioni, tutto ciò che sta dietro, un mondo fatto di... in cui naturalmente si pensa che la libertà d'espressione sia quasi un lusso di una società, di una democrazia, che se ne possa fare persino a meno. Mentre senza la libertà d'espressione non c'è una pubblica opinione libera, responsabile, avvertita, non c'è il rispetto neanche degli altri diritti. Perché il rispetto alla libertà d'espressione è la condizione senza la quale, senza soddisfare la quale, non ci sono altri diritti soggettivi, diritti di libertà, diritti politici. E spesso, non solo nei regimi, ma anche nei poteri dei paesi democratici si pensa che la libertà di espressione possa essere compressa o orientata per fini di carattere pubblico. Tutte le volte che si comprime la libertà di espressione, che naturalmente ha dei limiti, come ho detto all'inizio della mia risposta, per tutte le volte la democrazia fa un passo indietro e i problemi che magari tacendo qualche verità si vorrebbero affrontare, non si risolvono, si aggravano. Chiaro. Quando non parliamo di una cosa, non agevoliamo la soluzione del problema, semplicemente lo rendiamo a volte irrisolvibile. Sì, concordo perfettamente e io la ringrazio di cuore, direttore. Grazie, grazie È un a lei. piacere sentirla, questo suo modo sempre di porre le questioni in modo serio, rigoroso, argomentato, pacato. È uno stile di fare informazioni in cui ci ritroviamo ed è un piacere averla avuta con noi, ma sarà un piacere ancora di più averla in presenza la prossima Speriamo edizione di presto. Moltifedi. Grazie. Bene, grazie, Grazie. buonasera a tutti. Buonasera, Buonasera, grazie, grazie grazie mille. direttore. Grazie. Beh, bello, un bellissimo focus. Io ringrazio davvero Ferruccio De Bortoli, ringrazio Giorgio Perego che è stato con noi. Giorgio è uno dei tanti volontari che permettono a Moltefedi di realizzarsi ogni anno. E ricordo anche gli appuntamenti di questa settimana. Martedì
una settimana densa di appuntamenti. Mercoledì alle 18:30, storie ebraiche per decifrare il mondo. Avremo con noi Elena Löwenthal, che è la traduttrice di Amos Oz di David Grossman, è una scrittrice, insegna cultura ebraica ed è giornalista della Stampa, una donna di cultura raffinata. E con lei all'interno della sezione narrazioni parleremo appunto dell'ebraismo, di queste storie ebraiche per decifrare il mondo. Ed è mercoledì alle 18:30. Io ricordo che abbiamo venerdì sera, noi abbiamo il quarto incontro di geopolitica, dopo Enrico Letta che ha parlato d'Europa, dopo Lucia Annunziata e Nando Pagnoncelli che hanno parlato d'Italia e dopo la magnifica lezione di Paolo Magri. L'altra sera che ha parlato di mondo, noi qua ragioneremo su: è possibile ripensare il modello di sviluppo? Lo faremo con chi? Con Roberto Savio, che è un giornalista tra le persone davvero più capaci che io ho incontrato. Lui è stato tra i fondatori del Social Forum di Porto Alegre, quindi una persona che vedrete che ha uno sguardo divergente. C'è una bellissima intervista che ha rilasciato oggi all'Eco di Bergamo e che trovate. Ed è davvero ben fatta. Venerdì sera alle 21 avremo anche che cosa avremo venerdì dell'altra settimana Lucilla Giagnoni. Lucilla Giagnoni è un'attrice di teatro, una grande attrice di teatro ed è una delle il teatro, sapete che noi quest'anno lo proponiamo alle carte. Tutti voi potete accedere e vedere quasi tutti gli appuntamenti, alcuni appuntamenti sono soltanto per coloro che hanno sottoscritto la carta. L'incontro con Massimo Recalcati, i tre teatri, Lella Costa, Lucilla Giagnoni, Laura Curino e le tre lezioni che farà Silvano Petrosino sulle fiabe. E quindi il tema è a scuola con le fiabe. Se volete vedere venerdì Lucilla Giagnoni, se volete ascoltare le tre lezioni di Silvano Petrosino, sottoscrivete la carta. Entrate nel sito, è un piccolo modo per sostenere questo progetto. Vedete, anche quest'anno, pur in queste condizioni, Moltefedi ha cercato di articolare proposte ampie di respiro, di grande valore. Moltefedi, di fatto, si sostiene grazie al sostegno di tantissimi di voi che hanno sottoscritto la carta. Se volete, entrate nel sito e sottoscrivete la carta. A me non resta che dirvi davvero grazie per aver partecipato a questo focus. Il prossimo focus, che sarà lunedì 26 ottobre, sarà con Mario Calabresi, quindi già direttore della Stampa, già direttore di Repubblica, una delle grandi firme del giornalismo italiano. L'appuntamento è lunedì prossimo, 26 ottobre, alle 20:45, sempre per il focus del lunedì a Molte Fedi. Grazie, buona serata.